amici delle Salute Quad, oggi un rapido video che vi insegna come effettuare il port forwarding, quindi la configurazione dell'apertura delle porte sui principali, praticamente tutti i modem della TP-Link. Abbiamo l'Archer D2 che è uguale all'Archer D7, D9, VR200, VR900, poi passeremo al TDV8951 che è uguale al TDV8151N e anche al TDV8961. Poi passeremo al TDV8980 che è uguale al TDV8970. Poi passeremo al TDV8968 che è uguale praticamente all'8960 e poi infine il TDV9980. Va bene, dai, incominciamo con l'Archer D2. Allora ragazzi, per effettuare la configurazione del port forwarding sull'Archer D2 basta inserire l'indirizzo IP del modem router che sui TP-Link è sempre 192.168.1.1. Digitare invio, vi chiederà nome utente e password. Se non le avete modificate sono admin come nome utente e admin come password. Questo è un simulatore, quindi non le posso inserire, non posso farvi vedere questa procedura, però è davvero banale. Bisogna essere collegati chiaramente direttamente al modem router o con il cavo Ethernet o in Wi-Fi per procedere alla configurazione. Una volta entrati andiamo nella sezione Advanced e andremo nella sezione NAT Forwarding. Successivamente andremo in Virtual Server e qui si possono aprire le porte. Come si fa ad aprire le porte? Si fa Add, si mette l'interfaccia, in questo caso vi verrà in automatico una sola interfaccia che è quella della vostra connessione, quindi OPPPoE, OPPPoA o Dynamic. Service Name, metteremo il nome della porta, ad esempio IP Camera, quindi un nome che volete a vostro piacimento. Successivamente, external porta, ammettiamo che dobbiamo aprire la porta 9000, quindi metteremo external port 9000, internal port 9000, internal IP, scusate, dovete mettere l'indirizzo IP al quale volete aprire la porta, quindi sarà 192.168.1. qualcosa. Ammettiamo che il DVR abbia un indirizzo IP che è finale 200, quindi aprirete la porta sull'indirizzo 200. E l'internal porta, anche questa, la 9000. Poi dovremo decidere che tipo di protocollo utilizzare. Possiamo usare o il TCP, oppure l'UDP, oppure All, che sta a tutte e due. Una volta creata la regola, diamo OK e praticamente la regola verrà inserita. Ora, chiaramente questo è un simulatore e non è possibile farvi vedere l'inserimento della regola, ma quando andrete poi in Virtual Server apparirà qui sulla riga la regola. Bene, per l'Archer D2 e per l'Archer D7, che è il medesimo, e anche per l'Archer D9, per il VR200, per il VR900, insomma per tutti i modem router che hanno questa interfaccia, è finito. Ora passiamo al TDV8951, TDV8961 e TDV8151N. Allora, sempre il solito discorso, quindi per accedere alla pagina si mette l'indirizzo IP 192.168.1.1, admin come nome utente e admin come password, ed entriamo nella configurazione del prodotto. Qui per aprire le porte diciamo che è un po' più laborioso. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare innanzitutto in Advanced Setup e andare in NAT. Qui dobbiamo selezionare il nostro PVC, diciamo corretto. Una volta che avete selezionato il PVC corretto, vi verrà fuori sotto un'immagine appunto chiamata Virtual Server. Premerete in Virtual Server e successivamente verrete riindirizzati in una pagina dove vi chiede sempre internal port, external port, internal IP e il nome della porta alla voce service port. Alla voce service port potete mettere il nome che volete, internal ed external port dovete tenere sempre la medesima porta e poi decidete se mettere in TCP o in UDP o in both, che vuol dire tutte e due, entrambi, quindi TCP UDP, nella serie Archer chiamata All. Fate salva e la regola è automaticamente inserita. Per quanto riguarda invece il TDV8980 dovete andare sempre all'interno della pagina di configurazione del modem. Successivamente andrete in Network,
anzi scherzo, in forwarding, qui in virtual server dovete fare add new e qui lo stesso discorso, l'interfaccia, ne avrete una sola selezione, rete quella, PPPoA, PPPoE o Dynamic IP, insomma la solita, service port, dovete mettere il nome della porta, ok? No, qui non si mette il nome della porta. Qui in service port dovete mettere necessariamente la porta, che può essere in questo modo. Ad esempio, apro la 9000. A che indirizzo IP address? Facciamo sempre il nostro DVR per l'IP camera all'indirizzo IP 200. Il protocollo, vedete anche qua c'è all, TCP UDP oppure all. E poi lo status, chiaramente enable. E il common service port dovete lasciarlo stare. Una volta avendo inserito questi dati, fate salva e la regola sarà inserita. Se volete aprire dalla porta 9000 alla 9100, banalmente fate trattino 9100 e aprite il pool di porte da 9000 a 9100. Fate sempre salva e la porta è aperta. Mentre invece per l'8968, sempre loggarvi all'interno del prodotto, andate in configurazione avanzata, NAT, ok, virtual server, e qui avete la porta, fate aggiungi, dovete mettere l'interfaccia selezionata, ok, quindi se avete una connessione in PPPoA mettete PPPoA, altrimenti altre due. Successivamente select service, dovete selezionare nulla perché queste sono già porte preimpostate, non serve a niente. Fate applicazione personalizzata e successivamente qui scrivete ad esempio DVR, ok? Fate l'indirizzo IP, inserite l'indirizzo IP del DVR che è sempre il 200 e poi successivamente dovete mettere in questa riga porta esterna iniziale la 9000, la porta esterna finale la 9000, protocollo TCP UDP oppure TCP UDP, quindi all o both. E poi vedete che di qua vi riporta le stesse perché non dovete fare pat. Fate salva, applica e la porta è automaticamente inserita. Questo è un simulatore, quindi non potete vedere la porta, ma verrà tranquillamente inserita. Ora, ragazzi, andiamo a vedere l'8960, che praticamente è identico all'8968. Nell'8968 lo stesso lavoro, fate 192.168.1.1, entrate nella pagina di configurazione del modem, sempre Advanced Setup, NAT e Virtual Server, è praticamente identico all'8960. Mentre invece per il 9980, anche qua, praticamente è identico, non cambia niente. Quindi sempre in forwarding, virtual server, e qui aprirete le solite, diciamo, la solita porta, cioè aprirete la porta, aprirete chiaramente la porta come negli altri modelli. Vedete, qui c'è l'interfaccia perché se andate in network One Settings vedete che questo è il vostro tipo di connessione che utilizzate, quindi poi ve la ritroverete chiaramente in forwarding quando fate add new, eccola qua, service port il solito, insomma vi ho già fatto vedere come si fa. Bene ragazzi, per questo breve video è tutto, mi scuso se è un po' che non faccio video ma ho avuto diversi problemi, il canale di Alessandro Tech World tornerà operativo a brevissimo, ecco avete già visto l'ultimo video, vi ringrazio e al prossimo video, ciao a tutti!